Salve, che cosa desidera, signore? Sì, vorrei un omelette con prosciutto e formaggio, patatine fritte. Mi dispiace, non serviamo più le colazioni a quest'ora. Può ordinare il pranzo? Ma io voglio la colazione. Mi dispiace molto, non è possibile. Lo dice lei. Quello è il direttore? Sì, è lui. Gli vorrei parlare, posso? Certo. Rick, c'è un cliente che vuole parlare con te. Sì, dica. Salve, vorrei fare colazione. A quest'ora non serviamo più colazioni. Lo so che avete smesso di servirle, Rick. Sheila mi ha appena detto che avete smesso di servirle. Ma perché vi sto chiamando per nome? Io non so neanche chi siete. Chiamo ancora signore il mio capo, ho lavorato con lui per 7 anni, ma adesso entro qui e subito chissà perché io vi chiamo Rick e Sheila, come se fossimo dei vecchi amici. Io non voglio essere suo amico, Rick. Voglio solo fare colazione e basta. Beh, può chiamarmi Miss Folsom. Sheila, noi smettiamo di servire le colazioni alle 11:30. Rick, io sono certo che lei ha sentito dire che il cliente ha sempre ragione. Sì? Sì, beh, allora eccomi qua. Io sono il cliente. Non è la nostra politica. Lei può avere solo quello che è nel menù dei pranzi. Io voglio la colazione. Non lo voglio il pranzo. Abbia pazienza. Mi dispiace tanto. Ah, sì? E dispiace tanto anche a me. Ah! Ehi, calmi. State calmi laggiù. Ehi. Signore? Dove sta andando? No, si sieda e continui a mangiare, avanti. Su, mangiate tutti con calma, non è successo niente. Coraggio, mangiate calmi e tranquilli. Avete tutti bisogno di vitamine A, B, C. No, scusate, mi è scappato. È solo il grilletto, state calmi. È solo il grilletto che è sensibile. Rick, la mia colazione, per favore. Sì, signore. Sheila. Rick? Miss Folsom? Dica, signore. Sì? Sapete una cosa? Avevate ragione, forse ho cambiato idea. Ormai è ora di pranzo. Potrei avere un doppio hamburger con formaggio? Sapete quale? Sì, signore. E una porzione di patatine. Aspettate... Un frappè di cioccolato? Sì, signore. Sheila, per favore. Rick, potresti servirmi tu? Mi è più facile chiamarti Rick ora, dopo questa comune esperienza. Come va? Quello che mangiate è buono? E tu, figliolo? È buono? Signora, quello che ha in bocca è buono. Oh, forse c'è una critica. Non le piace la salsa della casa. Una battuta. Ah, eccoci qua. Grazie. Quello che mi ha fatto sempre rabbia è... Voltatevi, guardate lì. Quello bello gonfio, pieno di salsa, alto 8 centimetri. Ora, guardate questa insignificante, squallida cosa. Qualcuno sa dirmi in che somiglia la foto? C'è nessuno? Non c'è proprio nessuno? Ma che fa lei? Perché non impara a guidare? Così mi ha bloccato! O va avanti o va indietro! Togliti di mezzo! Se volevo mettermi in un adesso parcheggio, prendevo il biglietto! Che maledetta imbecille! Idiota, ma dove stai? Chiamate andando? La polizia o rimarremo qui tutto il giorno! Via, via! Chi fa? Dove vuoi che fa? Potete volare? Ma ragazzi, non avvisano quando fanno il lavoro! Ok, ehi, dove va lei? Non si passa di qui. Che lavori state facendo? Stiamo sistemando la strada, perché non si vede? 2 giorni fa era perfetta. Vuole dirmi che la strada è crollata in 2 giorni? Beh, è sprofondata, è crollata, ma guarda un po'. Scusi, ma queste sono palle.
Io esigo sapere che è successo, perché veda, io non credo che questa strada abbia qualcosa. Su questi lavori qualcuno ci mangia. Ma è pazzo. No, io so come funziona. Se voi non rispettate i preventivi di quest'anno, l'anno prossimo vi daranno di meno. Ora io voglio che lo ammetta. Questa strada non ha niente che non... Ma va a farti un bagno. Non ci terrete in ostaggio qui, con queste luci gialle e tutti quei mostri meccanici. Senta, io sono qui per impedire che qualcuno passando si faccia male. Io esigo che lei mi dica che cos'ha questa strada. Non lo so, proprio non lo so. E cioè, credo che sia un lavoro di fogne. Avanti. Che cos'ha questa strada? Niente. Lo sapevo. Ed è? Niente, lo sapevo. Vi do io qualcosa da riparare. Ecco! Oh no! Charlie! Charlie! Qua c'è una con un bazooka! Charlie! Charlie! Va tirato in fuori! Che cosa? Quel coso! Lo tiri in fuori e tiri da tutte e due le parti, vedrà che si allunga. Così, eh? Sì, ora tiri su quello. Quello serve per mirare. Come mai te ne intendi? L'ho visto in TV. Come si chiama questo film? Questo film che state girando, come si chiama? Avviso di distruzione. Ti piace? Sì, non è male. E le telecamere? Le telecamere, tieniti dietro. Adesso che cosa si fa? Beh, si guarda nel mirino quello che si vuole colpire. A che sta mirando? A quel mostro giallo laggiù. Sì, beh, lo inquadri e prema il grilletto, è facile. Il grilletto dov'è? Eccolo, è questo qua su. Ah. Ma prima bisogna mirare. Ok. No! Giù! Ma non scoppi. Si vede che ha fatto cilecca. Bel colpo! Via, presto! Sta scoppiando tutto! Allora,